il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Preghiamo in questa decina per le anime del Purgatorio. Il Purgatorio è un dogma di fede cattolico testimoniato da tanti santi nel corso dei secoli. Non so, ecco, recitare Santa Caterina da Siena, Padre Pio. Ai nostri giorni Natuzza Evolo e l'altra austriaca Maria Simma. Ma come vedete del Purgatorio non si parla più, perché è subentrata la visione neoluterana. Per Lutero l'idea era, ha deciso lui, e questo è tipico di Bergoglio, no? C'è lo stesso modo di essere, c'è un modus essendi, che è così, sì, è così. Per Lutero con la morte finisce tutto. Non esiste l'esistenza dell'anima immortale senza il corpo. Per cui lui diceva, appena si muore tutto, muore tutto. E poi quando il Signore tornerà, richiamerà tutti in vita. Se voi andate in giro per le parrocchie, con i vescovi, con questi teologi che insegnano, tutti, ma proprio tutti, a parte qualche rarissima eccezione, credono questa cosa qui. Cioè che non esiste l'anima. Io ho potuto sentire il vescovo ausiliare di Milano, che può star lì perché il vescovo titolare è peggiore di lui, dire che l'anima è un concetto greco, metafisico, non biblico, extra biblico. L'anima è un concetto extra biblico. Ecco, invece no, la Chiesa ci insegna, e il Catechismo, la Chiesa Cattolica del 92 lo ha ribadito, che al momento della morte l'anima lascia il corpo, e l'anima è immortale, e c'è una esistenza, si chiama intermedia, o se volete esistenza separata, per indicare che non c'è il corpo, ma l'anima che è immortale compare dinanzi a Dio. E allora, e come hanno scritto i santi mistici di ogni tempo, una grande parte delle anime, morendo, va in purgatorio. In purgatorio. Mi ha colpito molto in questi giorni leggere di Madre Speranza. Usate la mano quanti la conoscete? Beh, per forza. Appunto, siete di Roma, quindi non è poi... Madre Speranza... Mi ha colpito molto le testimonianze dei santi. Sapete che Pio XII doveva essere portato via da Roma per volere di Hitler? Sapete questo, no? Ma forse non saprete perché non è più accaduto. Praticamente il comandante, adesso non mi ricordo il nome, tedesco, che qui a Roma, cattolico, che qui a Roma doveva organizzare nei dettagli, e c'è proprio conservato il piano di esilio del Papa, nei dettagli, la sera prima, inquieto, sta finendo di studiare i dettagli e si trova dinanzi una suora che gli appare proprio, ma che prende corpo, non è un fantasma, e gli dice: io sono Madre Speranza, vengo a dirti, guardate che storie, vengo a dirti da parte del Signore di non toccare il Papa, perché te già nel cuore lo senti che non devi farlo. E quello dice: ma te chi sei? Sono Madre Speranza. Ma io ho una visione. No, no, sono in bilocazione. E lui ci crede e dice così: allora però io chiedo che mi salvo l'anima e che prima che Hitler mi raggiunga possa il Signore chiamarmi a sé. Madre Speranza gli dice: se tu non porterai avanti il piano, ti sarà accordato non solo di non essere preso da Hitler, ma la tua anima andrà in cielo. E così è andato. E così è andato. Cioè, voglio dirvi, l'anima esiste anche al di là del corpo, capite? E proprio Madre Speranza era amica di un vescovo, sentite che storia, e questo vescovo era appena morto. Madre Speranza lo viene a sapere dopo circa 3 ore, diciamo, poniamo, dalla morte, e allora va in cappella a pregare per il vescovo che aveva conosciuto, perché Dio lo abbia in gloria. Mentre prega lo vede in purgatorio, tra le fiamme del purgatorio, che soffre, e dice a Madre Speranza: madre, pregate per me perché da 800 anni che sono qui. Ma la Madre Speranza lo guarda bene e dice: no, ma forse voi non siete Monsignor Tizio. No, no, sono io, ma 3 ore di vita sulla terra valgono centinaia di anni in purgatorio. Questa era una cosa che Padre Pio diceva continuamente.
diceva facciamo di tutto per accettare le sofferenze della vita, le prove, le malattie, abbracciando la croce per vivere il purgatorio in terra, perché quello che ci attende dopo è molto ma molto più doloroso. E siccome uno gli scherzava, un frate, e un giorno Padre Pio disse te ti farò vedere, un giorno che il frate era con lui, improvvisamente sentì nella mano un'ustione incalcolabile, dolorosissima, e Padre Pio disse non preoccuparti, il Signore ti ha fatto percepire soltanto una frazione di secondo di che cos'è, perché non credeva, aveva studiato teologia, cosa volete? E così è funzionato, aveva studiato teologia, non credeva che esistesse il fuoco in purgatorio. Padre Pio ha detto adesso hai cambiato idea? Sì sì padre, beh allora vado a dire in giro. Quindi la preghiera per i nostri defunti e per le anime del purgatorio è fondamentale, è uno degli aspetti fondamentali della nostra identità cattolica. E allora in questo quarto mistero preghiamo la Madonna per le anime più abbandonate del purgatorio. Avanti ci sono posti, è piuttosto chi è seduto.